di legge di iniziativa popolare dice una cosa semplice: la risposta va data subito. Perché in quelle condizioni quelle persone non hanno il tempo di aspettare, come Federico Carboni, andare avanti e indietro per i tribunali per 2 anni. Il sistema sanitario deve, entro 20 giorni, fare una visita medica con la commissione, vedere se effettivamente la persona è dentro quelle condizioni, lucida e consapevole, patologie irreversibili, sofferenze insopportabili, tenute in vita a trattamenti sostenibili vitali, e rispondere, mettere a disposizione, se le condizioni sono verificate, la sostanza per l'autosomministrazione. È la regione che deve decidere, è il sistema sanitario che si deve dare delle regole, e queste regole noi chiediamo che siano date non ascoltando la propaganda di partito a favore o contro, ma ascoltando le richieste e la sofferenza delle persone che sono malate e che fanno questa richiesta. Come ricordava Cristiana Zerosi, è una proposta aperta a qualsiasi organizzazione, associazione, forza politica, consigliere regionale, sindaco in Piemonte. Abbiamo consegnato le firme insieme a 31 sindaci con la loro fascia tricolore, perché questa è una battaglia che non riguarda questo o quello schieramento, ma coinvolge l'opinione pubblica, le persone. Quindi è una battaglia che proponiamo possa essere fatta propria al di là di ogni schieramento e di ogni partito. Le 5.000 firme non sarà un problema raccoglierle, per come è già iniziata la campagna, per l'entusiasmo, nonostante, come ricordava Cristiana, la delusione di non aver potuto votare il referendum, ma la sensibilità nella società per questo tema è altissima. Ma a noi non basta raccogliere 5.000 firme. Noi vogliamo proseguire un movimento, una mobilitazione che sta crescendo negli anni, di chi ritiene sempre di più intollerabile che in quelle condizioni di sofferenza, invece che lasciare scegliere alla persona che soffre, faccia scegliere a qualcun altro, che impone, che si permette di imporre contro la volontà del malato, come una tortura, le proprie preferenze e le proprie scelte. Dobbiamo fare crescere la mobilitazione della società. Si parte dalle disponibilità che sono anche rappresentate in questa sala e grazie alle quali noi abbiamo fiducia di raggiungere e superare questo risultato con slancio, perché una questione sulla quale le persone, tante persone, si riconoscono. Possibile in termini e in tempi limitosi, insomma, noi ci siamo e faremo in modo che questo possa essere il più possibile sul territorio e raggiungere tutti. Credo che invece sia una grande occasione, una grande opportunità per il Consiglio regionale avere la possibilità di confrontarsi con delle legislazioni di iniziativa popolare. Questa regione non mi ha mai approvata una legislatura di volontà. Quando siamo stati ben contenti di ospitare già un marchetto alla nostra testa,